Ciao a tutti ragazzi, oggi fantastica ricetta tutta siciliana e ringrazio l'azienda Farine di Sicilia per queste brusiate, questa pasta tipica siciliana fatta con grani duri siciliani. Questa azienda si trova a Castelvetrano e ha farine e paste di tutti i grani antichi siciliani. È eccezionale, hanno un sapore unico e poi hanno si sente la sicilianità in questi prodotti. Ringrazio anche la ricamificio la nuvola per questa coppola tutta siciliana che porterò sempre con me. Ora andiamo alla nostra ricetta. Busiate con triglie e finocchietto. Andiamo al procedimento. Basta avere pochi ingredienti per questo piatto tutto siciliano buonissimo. Utilizzeremo del finocchietto selvatico già sbollentato, della cipolla, uva passa e pinoli tostati e della triglia. Risultato garantito. Utilizzeremo anche per questo piatto questa pasta di farina di Sicilia di semola di grano duro di grani antichi siciliani. Quindi più di Sicilia di così non si può. Ora andiamo col procedimento, molto semplice. Allora, abbiamo sbollentato, come dicevo poco fa, il finocchietto selvatico e l'acqua l'abbiamo messa da parte. Abbiamo sfilettato le triglie e con le lische e le teste abbiamo fatto un piccolo fumetto di pesce con dello zafferano. Abbiamo tritato la cipolla, tostato i pinoli e fatto ammorbidire l'uva passa. Ora prendiamo la cipolla e la facciamo rosolare con un po' di olio extravergine. E niente. Mettiamo un po' di olio in un tegame. Mettiamo la nostra cipolla e la facciamo soffriggere. Deve essere dorata e non bruciata. Mettiamo sempre la fiamma moderata. Prendiamo le nostre triglie, già sfilettate e deliscate, e le andiamo a tagliuzzare. Il nostro finocchietto selvatico sbollentato e tritato. Dopo che abbiamo aggiunto i nostri passolini e pinoli, abbiamo fatto insaporire il tutto. Continuiamo a fare insaporire ancora il nostro condimento e poi aggiungiamo il nostro fumetto di pesce allo zafferano. Il colore dello zafferano è bellissimo. Facciamo cucinare le nostre busiate fatte di grano duro siciliano nell'acqua di cottura del finocchietto. Così si prende anche di sapore e diventa la pasta più gustosa. Dovrebbe volere all'incirca 10 minuti, ma controllatela sempre perché le brusiate rimangono sempre un po' al dente, callose. Terminiamo la nostra cottura in padella. Quindi prendiamo un po' del nostro condimento, lo mettiamo in una padella. Bello. Così. E poi facciamo cuocere la pasta con il nostro condimento, con le teglie e finocchietto. Facciamo stringere un po' la salsa, così si diventa più mantecata, ecco. E andiamo a impiattare. C'è un profumo buonissimo. Ora andiamo a impiattare la nostra pasta. Thank you.
Terminiamo ora con un po' di mollica atturrata. Tostata in padella, senza l'aggiunta di niente. Ecco qua ragazzi, questo piatto tutto siciliano. Ringrazio le aziende per questa fornitura di pasta e di tutti gli ingredienti che ho avuto a disposizione. Se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate anche un commento e condividete il video. Grazie e alla prossima!